Catene Durruti, Milano, il bosco verticale, nel quartiere Isola. Sono case residenziali ovviamente di lusso, ma la domanda, anzi, quali riflessioni suggerisce osservare la Capelvenere, se di questa si tratta, o le altre piante sui balconi? Il primo pensiero va a Marco Valdo, lì, Le stagioni in città. Minuscola flora, porzioni di flora, la seconda riflessione è di ordine condominiale. Queste sono le uniche case della Milano che è stata salvate da questa vertigine edilizia. E lì la prosecuzione del bosco verticale, ma soprattutto chi dovrà prendersi cura che la Capelvenere, che i pini, gli abeti, il cazzo che te frega, dovrà crescere e non un giorno mostrare soltanto dei vasi secchi, sia pure d'autore. Teledurro, Milano, il bosco verticale, vai, risali.